Amici di Onda Libera, siamo allo spazio AE di Fano, dove sta per iniziare un incontro sulle nuove logiche economiche che si affacciano nel mondo, insomma, della globalizzazione. Qui con noi c'è Bernhard Oberauch e Susanna Singer. Bernhard Oberauch è il presidente della Federazione Economia del Bene Comune e Susanna Singer è una socia fondatrice della federazione. Allora, Bernhard Oberauch, ci parli un po' di queste nuove logiche economiche o perlomeno l'indirizzo che dovrebbe prendere l'economia per garantire un futuro dignitoso e uno sviluppo basato su logiche differenti da quelle che abbiamo vissuto fino ad oggi. Soprattutto dopo la conferenza sui cambi climatici di Parigi, emerge la grandissima necessità di una sostenibilità nell'economia, quindi una sostenibilità non soltanto economica, ma anche ecologica e anche sociale. E l'economia del bene comune unisce queste tre logiche, questi tre tipi di sostenibilità e ha sviluppato uno strumento per misurare queste tre sostenibilità, per misurare ciò che contribuisce un'azienda, un comune, una società al bene comune. Bene comune visto come bene del comune per la generazione attuale, sia est che nei paesi di sviluppo, siamo tutti paesi in sviluppo, anche per le future generazioni, perché non possiamo pensare soltanto al momento di adesso e a noi, ma dobbiamo pensare a tutti. Questo significa sostenibilità, pensare a lungo termine, e l'economia attuale ha proprio delle visioni un po' troppo corti e noi vogliamo dare un contributo a allungare queste visioni. Quindi diciamo è una logica che si deve staccare, o perlomeno il concetto di sostenibilità si deve staccare dal mero utile imprenditoriale, ma deve guardare, diciamo, a logiche di sopravvivenza dell'intera umanità. Sì. L'utile dell'impresa è fondamentale, però a quell'utile va aggiunto l'utile per la popolazione, per il bene comune. Quindi vanno applicate delle regole che significano che le imprese che fanno qualcosa del bene per il bene comune vengono premiate e quelle che non le fanno non vengono premiate. Così diamo una spinta alle imprese innovative e questo ci crea un mercato sostenibile. E noi abbiamo bisogno di un mercato sostenibile per poter sopravvivere e per vivere bene anche in questo momento. E la cosa importante è che questa economia è fattibile già adesso, oggi si può mettere in atto subito. Bene. Allora, la situazione attuale, come la vede, almeno qui in Italia, questa tendenza viene incoraggiata o ancora siamo in una fase di stallo? Allora, l'Italia, i media non ne parlano tanto, però in Italia si sta facendo tantissimo. Veramente ci sono un'infinità di progetti, di iniziative, tra cui dobbiamo proprio sottolineare la Regione Marche. La Regione Marche ha proprio numericamente il primato di iniziative sostenibili e quindi ci onora moltissimo essere qui con l'economia del bene comune nelle Marche. Diciamo, l'iniziativa di oggi è all'interno di un incontro più generale anche con degli sviluppatori informatici, che forse per mettere a servizio di questa nuova logica anche la tecnologia informatica. Ecco, secondo lei l'utilizzo dell'informatica come si può sviluppare, come si può applicare in questa logica? Allora, l'informatica può dare un contributo molto molto importante a un mondo sostenibile. Infatti il congresso che ha organizzato, di cui siamo ospiti con l'economia del bene comune, il congresso di Michele Paolini di Social Business World a Pesaro nei giorni 20, 21 e 22 maggio,
ha creato un camp internazionale con programmatori sostenibili, etici, che lavorano su programmi liberi e sta avendo un notevole successo positivo e sicuramente l'internet libero darà un impulso importantissimo a uno sviluppo economico sostenibile internazionale. Le persone ci sono, gli strumenti ci sono e si stanno tutti pian pianino organizzando e questo dà una grandissima motivazione ad andare avanti. Bene. Per chi volesse prendere contatti con la vostra federazione, c'è qualche sito, qualche indirizzo da suggerire? Sì, allora per tutte le imprese, associazioni imprenditoriali di categoria, cooperative, chiunque avesse interesse ad avere maggiori informazioni o approfondire il tema dell'economia del bene comune, vorrei uno segnalare il libro del nostro maestro fondatore Christian Felber, Economia del bene comune, edizione Tecniche Nuove, oppure contattarci sul nostro sito www.economiadelbenecomune.it e noi senz'altro vi risponderemo con piacere. Allora, un messaggio da trasmettere ai nostri ascoltatori? Vogliamo invitare tutti gli imprenditori a collaborare con noi e siamo sicuri di corrispondere anche ai loro fabbisogni. Bene, grazie. Amici di Onda Libera, un saluto.